Assessore, il 70% del premio tornerà, resterà in Lombardia. Ci può raccontare in quali progetti? Sì, l'idea quest'anno è un po' differente, nel senso che il 70% delle risorse rimarranno in Lombardia, e l'idea che abbiamo anche condiviso con i due vincitori è quella di investirle in borse di studio collegate alla ricerca sulle scienze della vita. Quindi la volontà è quella di provare innanzitutto a creare un collegamento tra la Lombardia e i centri di ricerca americani in cui lavorano entrambi i due ricercatori, per creare una partnership, e lo faremo attraverso delle borse di studio o collegate all'università o collegate ai ricercatori universitari, che avranno quindi la possibilità di conoscere e di scambiare informazioni, che è uno degli elementi più importanti in tema di ricerca.